Per noi è un grande onore essere diventati parte dell'evento Genova 2024. È chiaro che noi siamo la tradizione, la continuità, perché da 20 anni riusciamo ad animare questa meravigliosa settimana di settembre con oltre 25.000 persone che frequentano il sito in cui si gioca il torneo. Però il fatto di essere quest'anno accomunati a grandissimi altri atleti nazionali e internazionali che sono venuti e che verranno a Genova per portare nella nostra città la bellezza di tantissime altre discipline sportive è un qualche cosa che ci rende sicuramente onore e ci sentiamo privilegiati di poter far parte di questo panel. Non solo tennis, una settimana davvero speciale per tutti i genovesi e no? Ma direi intanto speciale perché ieri Bocciardo ha vinto i 100 metri di stile libero alle Paralimpiadi e questo credo che per noi genovesi è la quarta medaglia d'oro che vince alle Olimpiadi, credo che questo sia la più bella testimonianza di quello che la Liguria ha saputo fare per lo sport. Noi come sempre parliamo di sport, parliamo di tennis in particolare, ma cerchiamo anche di parlare di sostenibilità, cerchiamo di parlare di solidarietà. Quindi al nostro evento sono sempre accoppiate situazioni di questo genere che promuoviamo con grande slancio e con grande fervore. In questa settimana sicuramente vedrà anche giocare dei campioni straordinari, oltre che degli artisti importanti che giovedì sera, parliamo di Ale Franz e Raul Cremona, allieteranno il pubblico presente prima di un incontro serale che auspichiamo possa vedere in campo un giocatore del calibro di Kei Nishikori, che è un giocatore che vanta 25 milioni di prize money, stiamo parlando di ex numero 4 del mondo che sta rientrando dopo un infortunio, ha giocato benissimo negli Stati Uniti, ha battuto Stefano Tsitsipas, viene a Genova con un unico obiettivo che è quello di vincere il torneo, speriamo di averlo giovedì sera. Direi che è un fiore all'occhiello per tutta la Federazione Italiana Tennis e Padel a livello nazionale, perché l'Italia è una delle protagoniste nell'ambito del circuito Challenger. Ricordo che in Europa se ne disputano 106, l'Italia è la nazione che ne organizza di più, 24, e di questi del maggior montepremi come quello di Genova ne organizziamo 6 su 30, quindi siamo una nazione di riferimento e il Challenger di Genova è quello che ha la più anzianità, la più continuità, oltre ai migliori successi sia in termini di parterre di giocatori, di qualità organizzativa. Non a caso infatti la federazione ha voluto sostenerlo ulteriormente, non solo con il normale sostegno che ha consegnato fino a quest'anno, ma anche con una produzione diretta televisiva attraverso il media di ATP, per cui le partite del campo centrale andranno in diretta su Super Tennis, sul canale 64 digitale terrestre e sulla piattaforma di Super Tennis. Sì, celebriamo la 20ª edizione, una concomitanza importante tra un evento per noi così identitario del nostro territorio, del forte legame con il tennis, ma anche con la famiglia Messina, nell'anno in cui Genova è capitale europea dello sport e quindi si unisce a tutto il grande palinsesto che abbiamo messo a terra per questa annualità, ma anche con il grande lavoro che stiamo svolgendo in campo sportivo, e questo è un evento che lo dimostra, che dimostra come i grandi eventi valorizzino il nostro territorio, di come abbiamo voluto crescere sempre di più anche nella commistione dell'eccellenza del nostro territorio, della presenza del marchio Genova Gourmet, già iniziata questa collaborazione dall'anno scorso anche con Camera di Commercio, quindi una squadra che lavora per la nostra città in campo sportivo, in campo di promozione della destinazione. Direi che i risultati siano evidenti e ci stimolano sempre di più a continuare così. Lo sport è un ottimo veicolo di promozione turistica. Questo torneo, siamo alla 20ª edizione, è un torneo importante dove saranno presenti tanti tennisti che vengono un po' da tutte le parti del mondo, quindi come assessore regionale al turismo sono molto contento che anche quest'anno ci sia un torneo di così alto livello in un momento in cui lo sport italiano e in particolar modo il tennis italiano è, diciamo, in un momento magico, in un momento storico. Credo che il tennis italiano non abbia mai avuto una così alta livello come tornei vinti, come classifica dei nostri singoli tennisti. Quindi è importante che Genova conservi, anzi migliori, un torneo importante di prestigio come questo.
Una novità importante di questa 20ª edizione dell'Auno Challenger è la barretta per lo sportivo. Sì, una barretta dello sportivo un po' inusuale perché è a base di pan dolce, che è il dolce tipico genovese. E dovete sapere che il pan dolce non è un dolce natalizio, ma è, secondo la leggenda, un dolce che era stato creato dai maestri pasticceri genovesi per volontà di Andrea Doria, quindi stiamo andando molto indietro nel tempo, che voleva un alimento che fosse utile, nutriente per i marinai che dovevano affrontare lunghi viaggi, e quindi è stato inventato il pan dolce genovese. Da lì l'idea dei pasticceri genovesi, coordinati dalla Camera di Commercio con una collaborazione scientifica dell'Università, di trasformarlo in una barretta per lo sportivo, perché ha un contenuto calorico di nutrienti bilanciato e quindi può essere utilizzata, non il pan dolce, la barretta, prima di un'attività sportiva oppure come pasto sostitutivo. È stata fatta anche una certificazione da parte dell'università dei nutrienti, della sostenibilità ambientale, tutte indicazioni che trovate poi sulla barretta. E quindi abbiamo colto l'occasione dell'inaugurazione del torneo dell'AON per presentarla al pubblico degli sportivi del tennis, ma poi lo rifaremo in tutte le altre occasioni di Genova 24, capitale dello sport.